Seconda componente che ti permette di vivere la crisi salutare. La seconda componente sarebbe dell'ideale verso il quale cammini, la qualità del punto di riferimento finale, la qualità dell'obiettivo verso il quale tu cammini. Ecco, allora qui torniamo ancora a qualche cosa che abbiamo già un po' detto. Se uno ha un ideale basso, piccolo piccolo, è chiaro che non avrà allora la libertà di cogliersi continuamente in difetto rispetto a questo ideale, perché se è un ideale facile, allora si realizza facilmente, no? Se il mio ideale mi chiede poco, beh, allora non avrò tante situazioni critiche nella vita che mi mettono in crisi. Mentre se il mio ideale è un ideale alto, è un ideale esigente, esigente, capite? Demanding, ha un ideale che non si accontenta di poco, allora mi sentirò continuamente in debito, mi sentirò continuamente carente, ci vorrà poco perché io scopra quanto sono ancora distante da questo ideale. Capite la logica? Se l'ideale si trova semplicemente qui, no, no qui, se l'ideale si, ecco, qui c'è il mio io attuale e qui c'è l'io ideale, allora la distanza è relativamente breve e dunque saranno minori le occasioni per sentirmi in crisi. Ma se invece il mio ideale si pone quassù più in alto di me, vedete, e più avanti, il solito problema di Pennarelli in perpetua crisi, almeno loro. Ecco, se l'ideale, allora capite, il cammino sarà molto più lungo, sarà più faticoso, basterà poco per sentirmi in crisi, perché, ecco, se concretamente, come abbiamo, non mi ricordo se ne abbiamo accennato a questo, come dire, a questa possibilità di identificare io attuale e ideale. Io attuale sarebbe la vita ricevuta come dono e io ideale sarebbe la vita offerta, donata. Abbiamo detto sì, mi pare l'abbiamo detto, no? Se la vita, il mio attuale, che cos'è in fondo? Quello che io sono da sempre e dunque la percezione del dono della vita ricevuto senza alcun merito. Allora, se la vita, l'io attuale, è la vita ricevuta in dono, l'io ideale che cos'è? È la stessa vita che io decido di donare. Ecco, dunque, il punto d'arrivo è questo qui, vivere la mia vita come un dono. Questa è la mia vocazione, poi specificata secondo le singole decisioni che uno farà, la scelta di appartenere a un'istituzione o un'altra, e comunque lì entrano in gioco le scelte del singolo, ma in ogni caso io attuale vuol dire la vita ricevuta in dono, io ideale vuol dire la decisione di porre la mia vita come dono per gli altri, fino a, ecco, avere un ideale così mi pone continuamente in crisi, perché quando io potrò dire io sto vivendo perfettamente la mia vita come un dono per gli altri, in tutto quello che faccio, in ogni istante, nei pensieri, nelle parole, nelle opere, nei desideri, nei progetti, nel conscio, nell'inconscio, sarà sempre un ideale che è più in alto. E che dunque mi crea, almeno teoricamente, mi pone teoricamente in una situazione di crisi salutare. Va bene? Spero di aver chiarito i due elementi che rendono la crisi un momento positivo di crescita nella vita concepita come formazione permanente. Dunque, il primo, avere una identità positiva, secondo, avere un ideale che è molto esigente, che mi chiede di camminare ogni giorno, non un ideale che è facile, che uno può pensare, presumere di conquistare in breve tempo.